In diretta dallo studio 1 di Radio Sound. Va ora in onda. Bang! How does it feel? Qua, buon weekend, siamo entrati in un nuovo weekend e questo è sempre il programma più pazzo dell'etere che si chiama Bang, mentre invece il nostro Gonzales ormai è arrivata la primavera, c'è un sole incredibile in questo weekend, anche se bisogna dire al mattino fa un pochino freschino. Adesso in questo momento il nostro Gonzales è entrato, ma siccome lui è un uomo d'affari deve sistemare tutte le sue aziende che ha qua in Italia. A proposito, la nave poi con le ragazze, buon pomeriggio, buon weekend. Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Ciao Carlo, come stai? Che lei era impegnato col cellulare. Sì, stavo mandando un SMS di ritorno a una persona che mi aveva chiesto il numero di una dottoressa e niente. Ah, perché lei era un po' malato. No, era malato. Ero malato, adesso siamo forti, sani. Ha visto poi che sole c'è stato in questo weekend. È scoppiata la primavera, anche se la vera primavera è il 21 marzo. Lei lo sa. Anche a Santo Domingo il 21 marzo. Oh, certo. In tutto il mondo. Solamente cambia il fuso orario, ma è sempre quello il giorno. Va bene. No, sono contento perché eravamo un po' umidi, no? Andavamo in giro come dei manichini bagnati. Non me lo dica che io faccio un altro lavoro, e non riuscivo a fare niente con sto umido, con sto freddo. Lavorare nelle miniere non è facile. No, quali miniere? Quindi secondo lei sono minatore. Dimmi, cosa c'è di nuovo oggi? Siamo partiti con un quiz nuovo che sarà offerto, poi sentirà che cosa è successo. Sono andato, già mi viene da ridere, non dia colpi al microfono. Allora, stavo dicendo, già mi viene da ridere perché sono andato a trovare gli amici della Teglia, abbiamo parlato Franco, settimana scorsa, il nostro Franco, e ho fatto un'intervista a Franco e al barista che mi prende anche in giro e ne sono successe delle belle. Comunque lo sentiremo più avanti perché il quiz lo faremo verso la fine della prima parte. Okay. Intanto ricordiamo subito gli SMS. Sì, io devo dire che questi SMS stanno andando alla grande, anzi alla grandissima. Ripeto, ci stanno mandando tantissime SMS con delle richieste. Per tutti coloro che non ci conoscono, questo è il programma Bang. Io sono Gonzales, qua c'è di fronte a me il nostro Charlie. DJ Charlie, che è il nostro capo conduttore redaction di Radio Sound Milano. I nostri SMS è 339 40 21 619. A tale proposito, un ragazzo di nome Marco mi ha mandato un SMS dicendo che il nostro programma gli piace, è carino, ha ascoltato le demenziale. Ha ascoltato le tre puntate, ha capito che è un programma da pochi soldi, un programmetto. però ha capito che siamo anche due personaggi spiritosi che forti, ce la mettiamo tutto, ci piace fare questo lavoro, ripeto, senza scopo di lucro, quindi noi non siamo astipendiati ma bensì lo facciamo perché amiamo questo tipo di cosa. Sì, a proposito, se c'è qualche sponsor che vuole aiutarci, benvenga. Può mandare un SMS e lo dica lei. Lo ripetiamo, allora 339 40 21 619. Allora niente, Marco mi ha pregato di mettere una canzone di Emi Schilla che si chiama Lettere dall'Inferno. Marco, questa è per te, ciao, grazie. Una lettera dall'inferno. Caro Dio, mi scuso se sono sparito. È che ultimamente lo avevi fatto anche te. Non sono qui per litigare, ma siamo sinceri. Io ti ho cercato in ogni dove, tu invece dov'eri. Nella mia vita non sei stato quel che dovresti. Il diavolo è stato più bravo, per certi versi. Il credo dalla fede, ognuno c'ha la sua. Mia madre in chiesa piange sangue, più della tua. Non so con quale scusa ti possa difendere. La gente scrive preghiere, ma forse non ami leggere. Nasci in gara per poi perdere. Veniamo al mondo piangendo, questo mi ha sempre fatto riflettere. Se ti comporti
porti male, ti fai qualche nemico, sì. E ci sarà un motivo se Giuda ti ha tradito, sì. Mi hai creata tua immagine e oggi sono un re, ma la corona di spine tienitela per te. Mio Dio, che qualche volta anche io ti cerco, sì. Quando sono sei onnipresente dal lato ci fissi. Se sei onnipotente a sto punto te ne infischi. Considerando le volte in cui vedi e non agisci, forse conviene farci credere che non esisti. Nonostante i crocifissi e le preghiere ad alta voce, nessuno è prediletto, ognuno ha la sua croce. Non prego quando pranzo e non ti ringrazio. Il pane a tavola ce l'ho perché mi alzo e mi faccio il mazzo. Faccio buone azioni, ma nonostante questo sul mio conto girano cattive voci, scendi dall'altare. Per una volta si può fare, liberati dagli impegni e liberaci dal male. Un Dio che impone i suoi comandamenti, che giustizia è. Un Dio onesto, un Dio che non detta regole. Non avere alcun Dio al di fuori di me, lo direbbe solo un Dio egoista che pensa per sé. Mio Dio, che qualche volta anche io ti cerco, sì. Quando sono nei guai, scrivo una lettera dall'inferno, ma non la leggerai. Perché prendi e dai, ma le lettere dall'inferno, quelle non le leggi mai. Mio Dio, mio Dio, quando chiedi se credo in Dio, non rispondo di sì, forse un limite mio, ma lui mi ha fatto così. Quando chiedi se credo in Dio, non rispondo di sì, forse un limite mio, ma lui mi ha fatto così. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Mio Dio, qualche volta anche io ti cerco, sì. Quando sono nei guai, Dio, scrivo una lettera dall'inferno, ma non la leggerai. Mio Dio, da chi legge nell'universo, sì. Perché prendi e dai, mio Dio, ma le lettere dall'inferno, non le leggi mai. Non male veramente sta mamma canzone, mia, bella, guarda, sono addirittura una cosa, cioè, sembrava un pezzo di Fisa quelle scene. Sei sorpreso, da... eh? Sono scioccato. Hai visto che abbiamo artisti giovani che sanno scrivere bene, no? No, no, veramente, una devo dire la verità, non la conoscevo, perché non è che posso conoscere, certo, tutte le canzoni, però è un bel pezzo, un bel pezzo. È bello, bello pesante. Sa anche, eh? Chi l'ha chiesto? Sì, Marco è un ragazzo, e purtroppo non lo conosco, mi piacerebbe sapere più di lui. Se vuoi, Marco, mandami questo sms al 339 40 21 619, i tuoi dettagli, i tuoi dati, mi dici cosa fai, cosa non fai. Oltretutto, se volete, cari radio ascoltatori, vi lascio anche un altro numero di sms, il 327 40 45 303, che è il mio personale. Oppure vi dico una cosa, entrate sulla pagina Facebook, non Facebook come dice DJ Charlie, Facebook di il mio personale Fabrizio Calò, e troverete tutti i dettagli. Mandateli gli insulti, mandateci gli insulti. Oltretutto abbiamo anche la pagina di Facebook della nostra radio. Lo dici te? Guardi, sì, lo dico. Io guardi che siamo veramente stati fortunati, perché vuol dire che il nostro programma comincia a piacere. Siamo a più di 820 mi piace, guardi non che male, siamo partiti da 700, terza, eh. La terza puntata, per essere vabbè, la terza, cioè, puntata ce abbiamo ancora 2-3 mila di puntate. Beh, il nostro se non ci cacciano prima. Il nostro contratto dura fino a quando? Fino a luglio. A luglio di che anno? 2016. E a che ora, che giorno? A proposito, caspita, una brutta notizia. No, aspetta, no, una brutta notizia. Ciò fanno oggi non può intervenire. Perché? Cosa gli è successo? Sta preparando un ristorante, un workshop, quella roba lì, un self-service appunto cinese. Sta operando gli ultimi dettagli per poter inaugurare il locale e non è riuscito a venire, quindi non ci potrà dare la ricetta, ce la darà la prossima volta. Noi comunque non siamo soli. No, assolutamente. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be?
Thank you.
bene, bene, alone. Eccoci qua nuovamente in Radio Sound Milano, il nostro programma. You Bang. Are not alone. Lei lo sa cosa vuol dire you are not alone? Lei è spagnolo. Non siamo soli. Non siamo soli perché abbiamo tanti amici che ci seguono sui 96 e 300 di Radio Sound Milano. Ci siamo dimenticati. Potete seguirci anche in todo il mundo, come dice il nostro... Todos el mundo. Todos el mundo su www.radiosoundmilano.it. Santo Domingo ci segue sempre. Assolutamente, ci stanno seguendo anche giù in radio, anzi stanno facendo dei preparativi per quest'estate per vedere se ci invitano là a andare a fare un programma, una settimana. Sì, no, io devo, a proposito di programmi estivi, sì. Io devo mandare un caro saluto, che penso che lo conosci anche tu, al sindaco di Sordio, un paese qui dell'Odigiano, si chiama Salvatore. Ah, Salvatore Riesce. Sindaco di Sordio, che è un nostro carissimo amico, ci segue sempre, mi manda sempre i messaggi, sono in onda veramente. Mi ha detto che faremo grandi cose quest'estate, quindi può darsi che ci vedremo io e lei in piazza Sordio. Ottimo. Durante qualche manifestazione. Mi hanno detto che questo sindaco è nuovo e nuovo. Sta facendo un gran lavoro, oltretutto uno dei pochi sindaci che ha avuto questo paese puliti, trasparenti, molto, sì, è sì, molto sì. Alla mano. Ah, perché lei segue la politica, sa che qua non posso parlare se non ci denunciano, però sa che qua in Italia in politica va tutto bene, tutto a posto. Lasciamo stare la politica, noi abbiamo deciso che il nostro programma non si parlerà mai di politica e neanche di sport, no. Noi parliamo solamente di musica, della gente che ci ascolta, chi ci vuole ascoltare e basta, giusto? Bene, quindi niente, è un programma senza politica. No, apolitico, per questo il nostro successo arriverà in largo... Ha sentito Renzi in televisione? Amo, abbiamo detto che non parliamo di politica. Lo stavo facendo apposta. Ah, ora tiene lo scojones tu, eh? Lo stavo facendo apposta per, vedere cosa lei diceva. Lo so. Va bene, allora... Niente, dimmi tutto. Non ha nessuno da salutare in particolare? Sì, ma lo vorrei salutare più tardi. Allora, intanto ridiamo gli sms okay. Per i nostri amici e fra un po' preparo il collegamento perché sono andato alla teglia. Ok. Per il quiz della teglia? Esatto. Perfetto. Allora, cari amici, vi ricordo, i nostri sms sono 339 40 21 619. La nostra pagina Facebook, appunto Facebook Radio Sound Milano, ci trovate, sia il Gonzales che è il più bello e trovate il DJ Carlo che è il più brutto. Sai che qualcuno mi ha detto che lei assomiglia a quello di degli antenati? Ah, in Fleeston? Mortacci su... Vi ricordo inoltre, se volete mandare dei messaggi rapidi in esclusiva online, rapidissimo, potete mandarli. Abbiamo anche una nuova email di Radio Sound, non lo sapeva? Me l'hanno data stamattina. Ma dai. diretta@radiosoundmilano.it. Ah, qui bello. Possono mandare tutto. Ma Paolo lo sa? È d'accordo? No, il nostro Paolo? Me l'ha data lui. Te l'ha data lui. Paolo, ascolta, non esiste che tu dai tutto a DJ Carlo, a me non mi dai niente. Ah, a proposito, le spese di benzina per venire qua in ufficio, quando è che me le paghi? Guarda che c'è un, a proposito di spese, senta cosa è successo. Che è successo? Senta, che è successo? Senta, rida. Va bene, sentiamo tutti ragazzi. Allora, amici di Radio Sound, mi trovo qui esattamente alla pizzeria La Teglia, che è la pizzeria che offre la teglia per il nostro quiz. Ora intervistiamo prima Franco. No, Franco sta mangiando, non possiamo. Abbiamo il nostro barista simpaticissimo che ha detto che vuole dirci qualcosa. Allora, cosa ci dici di questa pizzeria che non è solo pizzeria? A parte che la pizza è fantastica, c'è Franco Emma, il titolare della pizzeria, che è simpaticissimo. Solo che ancora mi deve pagare lo stipendio, ma questo è un altro problema. Quindi tu non sei il pizzaiolo, ma sei il barista. Sono il barista, con tre R. Quindi è una pizzeria e bar. Pizzeria, bar, fantastica. Siamo, guarda, siamo belli come il sole. E a che ora apre questa pizzeria bar? Già alle 7:15 del mattino potete prendere brioche, cappucci, caffè. Guarda, il bar è già aperto alle 7:15. Sì, a pranzo già iniziamo a mangiarci la pizza noi. Okay. Ma dove devono venire? Lo sai che non la so la via. Tu la sai, Franco. Sta mangiando però, Franco. Bello, le faremo sapere. La cosa più bella è che non sapete dove siete. Non so dove lavoro, ecco. Io la mattina mi sveglio e per inerzia arrivo qui. Allora, questa la dobbiamo mandare perché è troppo bella. Dalla pizzeria La Teglia di Melegnano è tutto. A dopo.
Guardi, io non ho veramente parole. Ha visto che è un automa quel ragazzo lì. No, lei lo deve conoscere perché anzi non gli ho chiesto neanche come si chiama. Vabbè, poi ce lo dirà. Vabbè, ma il quiz in cosa consiste per vincere la tenga? Allora, questa era l'intervista che ho fatto. Allora, il quiz è qua, lo sto preparando. Allora, purtroppo lei dice di non dirlo, ma facciamo in tempo a dare il quiz e poi dobbiamo dare la linea okay, all'allergia. Perfetto, vai. Allora, innanzitutto ricordiamo che la pizzeria La Teglia si trova in via Vincenzo Monti numero 5 a Melegnano, zona Montorfano, proprio okay. Il nome. Il numero di telefono della pizzeria La Teglia è 02 98 23 13 95. Allora, il quiz consiste in questo. Non è facile, però sa, una pizza, una teglia di pizza per 8 persone. Sono 22 euro. Lei che ha 7 figli, giusto una teglia. Aspetta un attimo, scusami. Mi dica. A Franco, io sono il collega di DJ Carlo. Quando io vengo lì a prendere la pizza con mia figlia, tu la vedrai mia figlia, quella con i capelli rossi. Fammi uno sconto nella pizza, non dico che me la devi regalare, ma mi raccomando, vabbè, sono Fabrizio. Lì, sì, adesso non è che tutti vanno a dire DJ Gonzales. Senti, io sono Gonzales. Vabbè, non abbiamo ancora detto il quiz. Allora, attenzione, okay. Preparatevi il numero perché bisogna mandare un SMS al 339 40 21 619. Il quiz è questo, che comunque l'abbiamo già, è già pubblicato anche okay. Su Facebook perché andrà avanti tutta la settimana. Bene. Non è che rispondono assolutamente subito. Allora, vogliamo sapere mese e anno in cui la pizzeria La Teglia ha aperto a Melegnano. Oddio, come lo fanno a sapere? Tirano a indovinare. Wikipedia. Allora, addirittura c'è scritto da là. Ah, perché secondo lei su Wikipedia c'è scritto. Io farei così: andrei là a prendermi un trancio di pizza e le chiederei quando hanno aperto. Sì, ma guarda che lo sa già. Franco sa, ha detto: io non dirò a nessuno il mese e l'anno in cui sono. Chi indovina vince una teglia. Appunto, vince una teglia. Quindi può andare il quiz, può andare avanti tutta la settimana. Sì? Perché non è che bisogna tentare di indovinare. Ah, una cosa importante che mi sono dimenticato. Mandate il mese e l'anno e dovete scrivere il vostro nome e magari un cellulare, perché sa che nelle nostre email, per privacy, lei lo sapeva, no, gli ultimi tre numeri sono bloccati, oscurati. Sono oscurati. Quindi noi poi li dobbiamo se... come lo sbianchiamo? Che ti dica. Gli mette un po' di bianchetto. Bene. Allora, il tempo purtroppo, come vede... Se fue, come dici io. Quindi, il tempo se fue... Linea alla regia. Dobbiamo dare la linea alla regia. Ritorniamo fra pochissimo. A più tardi.